Buongiorno a tutti e a tutti. Il libro di oggi è La fila di Basma Abdelaziz nella traduzione italiana di Fernanda Fischione. Basma Abdelaziz è una scrittrice egiziana, psichiatra di formazione e di professione, è anche un'attivista politica che per questo libro e per il suo attivismo ha vinto sia dei premi, è stata insignita di diversi premi anche internazionali, ma ha anche subito il carcere più di una volta. La fila è uscito nell'edizione originale nel 2013, nel 2016 è stato tradotto in inglese e immediatamente lo stesso anno il Foreign Policy ha inserito Basma Abdelaziz nell'elenco dei Thinking Leaders. Questo libro mi è piaciuto moltissimo, è molto bello e vorrei anche subito dire che mi è piaciuto molto anche per come è impostato, insomma, per la copertina, l'edizione, per come è curata l'edizione. Un po' di bellezza formale non guasta mai. La fila è un testo che potrebbe essere stato scritto dovunque, anche se naturalmente il riferimento principale è l'Egitto, e ritrae personaggi ordinari. Non possiamo dire che ci sia un vero e proprio protagonista. Se proprio dovessi decidere chi è il protagonista, direi che è Tarek, ovvero sia un giovane medico che da sempre ha svolto il suo dovere senza porsi troppe domande, un personaggio che non vuole interessarsi di quanto succede nel proprio paese, ma che a un certo punto è portato a compiere una scelta. Questo a significare che, secondo l'autrice, anche il voler rimanere indifferenti e non voler rimanere, non essere coinvolti, non garantisce sempre la tranquillità, perché arriva sempre un momento in cui prima o poi siamo in qualche modo costretti a scegliere da che parte stare. Intorno a questo personaggio se ne collocano tutta una serie di altri che stanno in questa fila, perché questa fila, la fila che dà il titolo al romanzo, è una fila che si viene a formare davanti a una porta in attesa che questa porta venga aperta, ma questa porta non viene mai aperta. Questa porta è il simbolo del potere e le domande che chi legge è portato a porsi e che, insomma, come ha avuto più volte modo di affermare Basma Abdelaziz, sono anche le domande che si è posta lei stessa e che vorrebbe che appunto si ponesse chi legge il suo romanzo, sono: come mai tutta questa gente sta in fila e non succede niente? Assolutamente c'è una sorta di immobilismo che percorre tutto il romanzo. Come mai queste persone non urlano, non strepitano, non fanno qualcosa o anche semplicemente non se ne vanno da questa fila? Queste sono domande a cui l'autrice non dà una risposta, proprio perché ciascuno può dare la risposta che crede, non necessariamente la risposta è univoca, e anzi forse la risposta, se nella, diciamo così, nell'ottica della scrittrice egiziana, è una risposta che sorgerà dall'insieme di tutte le risposte che tutti quanti noi che abbiamo letto il libro daremo. Si sente nella scrittura della sua formazione, perché i personaggi sono molto ben descritti. Naturalmente c'è un interesse particolare per l'approfondimento psicologico, cosa che, insomma, è sempre, a mio parere, molto bella da leggere nei romanzi. E sempre da un punto di vista della scrittura, il romanzo è costruito in una serie di capitoli brevi, struttura che personalmente ritengo sia tipica della scrittura di donne, e la capacità e l'abilità di Abdelaziz stanno, visto che i capitoli sono comunque alternati e seguono alternativamente uno piuttosto che l'altro personaggio, nell'interrompere il capitolo sempre al momento giusto per lasciarci la voglia di continuare a leggere. Una lettura che consiglio veramente a tutti e a tutti.